Padre Giuseppe, pochi chilometri e raggiungiamo San Donato in Fronzano, altra chiesa significativa. Sicuramente lei è poi molto legato a questo ambiente, è vero? Sì, sono parroco anche qui. Sì, qui siamo sul piazzale antistante la chiesa. Anticamente fino a Napoleone era il cimitero, ora invece è stato adattato a questa bella situazione. Qui accanto a questa chiesa c'è la casa, ex casa colonica, ora ci abitano delle famiglie. La chiesa ha due corpi, anzi tre, la casa colonica, la chiesa e qui a sinistra proprio la compagnia. Compagnia che si è resa famosa fin dagli inizi, siamo negli anni 1200-1300, ha conosciuto questa situazione anche di locali verso il 1500. Il nome non era subito del Santissimo Sacramento come altrove, ma di Santa Apollonia, mi pare, compagnia. Ed era, lo scopo era di essere, oltre che la preghiera, anche servire i moribondi, i poveri che accudivano, seguivano, come oggi si farebbe con i volontariati vari, anche Caritas oppure le varie situazioni, associazioni. Una curiosità, lei ci faceva notare, se possiamo la telecamera, poi entreremo dentro, e dall'alto vediamo Saltino, proprio, proprio sotto Vallombrosa. Sotto Vallombrosa, sì. Qui siamo alle falde di Vallombrosa. Sì, insomma, Il sotto un verde. luogo amatissimo, storico. Vallombrosa, sì. Diciamo, queste chiese qui locali erano forane, sì, suffragane, no? Suffragane di Vallombrosa, fra le quali anche Pian di Scò. Fu il periodo in cui l'abate di Vallombrosa, lo disse anche a Cancelli, era quello che nominava il parroco. Quindi c'era questa sudditanza, diciamo così, dell'abbazia di Vallombrosa che dominava tutta la zona, fino ad arrivare a Certignano. Per cui il valore, poi naturalmente anche Sant'Agata fu restituita, diciamo, quindi Sant'Agata, San Donato uguale. San Donato, si ritorna, il San Donato era un vescovo amato e venerato dai Goti Longobardi, tant'è vero che è patrono di Arezzo insieme a Sant'Agata, Santa Margherita, Santa Margherita e San Michele Arcangelo. Questi erano i maggiori protettori. Poi il nome di Sant'Agata diminuì il suo prestigio. In provincia di oggi di Fiesole c'erano tre chiese dedicate a Sant'Agata, mentre in diocesi di Arezzo ce n'erano 10. Poi diminuì la popolarità di Sant'Agata e Sant'Agata poi fece la fine di andare a finire nelle cappelle castellari e quindi si ridusse, diciamo, in poco, ecco. Però qui è rimasto questo Sant'Agata veramente eccezionale. Siamo all'interno della chiesa di San Donato in Fronzano. Un interno che denuncia la sua origine romanica, si vede molto bene dalle pietre in filaretto di Alberese ben disposte, che sono state recuperate e riportate alla luce anche queste nei restauri degli anni 70, successivi a quelli della chiesa di Sant'Agata. E in queste pareti non c'erano soltanto pietre, ma c'erano anche affreschi. Nella parete destra, infatti, si vedono ben due epoche diverse di affreschi. La Madonna col bambino, questa bella figura così ieratica che denuncia comunque la sua appartenenza ancora al 300, e sotto due quadri che rappresentano uno la Visitazione, alla quale forse era dedicata la compagnia qui in San Donato, oltre che a Santa Apollonia, e una Santa Martire, che forse è proprio Santa Apollonia. Questi affreschi, i due che vi ho fatto vedere ora, dovrebbero però essere più tardi, proprio degli inizi del Cinquecento. E anche al Cinquecento risale questo piccolissimo brano di affresco che però
è davvero il più bello e quello di più valore. Peccato che abbiamo perso il resto, perché denuncia davvero una buona mano di scuola fiorentina del primo Cinquecento. Doveva essere un grande affresco che rappresentava quasi un quadro, perché si vede un brano di cornice dipinta con Dio Padre e probabilmente una teoria di santi e la Madonna sotto. Vedete, le pietre sono tutte martellate perché erano così preparate per l'intonaco che doveva poi subire l'affresco. In questa navata ci sono altri due quadri. Questi due quadri non so quando sono giunti qui nella chiesa, però sono due quadri davvero particolari. Uno rappresenta la Visitazione e l'altro rappresenta il martirio di Santa Cristina, una santa anch'essa assai adorata, soprattutto nelle campagne, perché era quella che veniva pregata per le messi, per i raccolti. E questi due dipinti sono di un pittore particolare che si firma in tutti e due i quadri, è Ottaviano Calvani. Era pronipote del Franceschini, cioè del Volterrano, il grande frescante della fine del Seicento. E Ottaviano Calvani invece firma questi dipinti nel 1748. Di lui si sa pochissimo, queste sono davvero le uniche testimonianze del Calvani, che da alcune testimonianze sappiamo che morì nel 1756 dopo essere impazzito. Sì, questa è la Visitazione, quando Maria va a trovare la cugina Elisabetta, vedete, e quindi c'è il loro incontro in questo ambiente, in questo paesaggio architettonico. E invece nell'altra, Santa Cristina, che viene martirizzata, le vengono lanciate appunto le frecce. Come vedete, anche qui c'è la firma. Ottaviano Calvani fece 1748. Io voglio far notare questa monofora sopra di noi. È una monofora originale della chiesa romanica di San Donato in Fronzano. C'è un'altra monofora, ma quella è stata, diciamo, un po' restaurata. Questa è originale. E poi ci sono due belle vetrate del Novecento, una con il Buon Pastore qui nell'occhio e l'altra con San Donato nella scarsella. Sono della bottega della ditta Polloni di Firenze. Il Buon Pastore nell'oculo in facciata, dalla parabola evangelica, della ditta Polloni di Firenze, una grande ditta vetraria che ha fatto tantissime vetrate nella prima metà del Novecento. Perché pensiamo, le chiese avevano vetrate anche nei secoli precedenti, però essendo un oggetto molto fragile tendevano a rompersi, a distruggersi, e quindi la maggioranza delle vetrate che troviamo oggi sono vetrate comunque della prima metà del Novecento, vetrate anche più moderne che vengono fatte tutt'oggi. In questa piccola nicchia è stato inserito questo delizioso organetto positivo, che probabilmente veniva anche portato nelle processioni. Questi organetti erano portatili, questo è davvero molto piccolo, e penso con qualche difficoltà venivano adattati per suonare durante le processioni. E ha la sua cassa lignea con questa bella decorazione in legno intagliato e dorato. Dovrebbe risalire alla fine del Seicento o agli inizi del Settecento. Nella stanza della compagnia, stanza che era anche cappella, la chiesa della compagnia. Come vedete, infatti, alle mie spalle c'è un altare dove ora c'è una tela che non è certo che sia di provenienza da questa chiesa, ma rappresenta tre santi in adorazione dell'Annunciazione.
come dicevamo prima, l'Annunciazione è sempre presente, ecco, nelle chiese di questo territorio. I tre santi sono San Giuseppe, San Giovanni Battista e Santa Apollonia, a cui la compagnia era dedicata. E l'Annunciazione è l'Annunciazione della Santissima Annunziata di Firenze. Rappresenta e riproduce l'immagine veneratissima nella Firenze dalla fine del Trecento. Mentre questo dossale in terracotta, che rappresenta il battesimo di Cristo e che ha sotto appunto il fonte battesimale con storie del Battista, è un'opera di un padre francescano che si chiamava Enrico Rossi, che lavorava la terracotta e la ceramica e diffuse questi lavori in tante chiese della Toscana.